bentornati nel canale Hermes Channel Web TV a un'altra puntata di Sai Che. Oggi parliamo di gastronomia e quindi, Valeria? Parliamo di focaccia barese con Lorenzo Mancini, uno dei due titolari del panificio Mancini a Castellana Grotte. Vediamoci il video! Al panificio Mancini di Castellana Grotte in compagnia di uno dei due titolari, Lorenzo. Ciao Lorenzo. Ciao. Il Sai Che di oggi riguarda la focaccia barese, in particolare la visione di Lorenzo appunto della focaccia barese. Ecco, partiamo proprio dalla preparazione di questa focaccia barese, in particolare dagli ingredienti. Esattamente. Allora, gli ingredienti necessari alla preparazione della nostra focaccia sono la farina sicuramente, 900 grammi, insieme a 100 g di semola, per un totale di 1 kg di farina, insieme al lievito, poi ovviamente indispensabile per la produzione della nostra focaccia, e il malto che abbiamo qui. Allora, possiamo partire con l'impasto unendo farina, lievito e malto con l'acqua. Ovviamente l'acqua non verrà messa tutta in uno step, ma verrà messa in maniera graduale, in modo tale che l'impasto possa formarsi per bene con i suoi tempi. Allora, a metà impasto verrà inserito il sale insieme alle patate. Allora, nel nostro caso la patata è disidratata, ovviamente per una questione di praticità. Quindi la patata disidratata verrà unita all'acqua per formare quella che potrebbe essere anche una versione molto simile alla patata, la patata lessa. Quindi diciamo che ovviamente è più facile in casa sicuramente reperire una patata vera e propria e lessarla, piuttosto che reperire le patate disidratate. Ecco Lorenzo, e in quali ordini vengono messi gli ingredienti? Allora, si comincia sempre dalla farina, lievito e acqua. Come dicevo poc'anzi, non si utilizza il 100% di acqua, dell'acqua totale necessaria per impastare all'inizio dell'impasto, ma si parte con un 55-60% della quantità di acqua. Questo vuol dire che se devo utilizzare un chilo di acqua per impastare la nostra focaccia, ne utilizzerò a inizio impasto soltanto 550-600 grammi. Dopodiché, una volta che l'impasto si è, diciamo, più o meno formato, quindi quando siamo a metà impasto, potremo inserire il sale e le patate e finire l'impasto con la parte di acqua rimanente e quindi necessaria per terminare l'impasto. Allora, arrivati a metà impasto, come possiamo vedere, possiamo inserire il sale e le patate. E ovviamente potremmo anche aumentare la velocità di rotazione dell'impastatrice in modo tale da poterci sbrigare prima. A questo punto l'unica cosa che ci manca per terminare l'impasto è questa parte di acqua rimanente. La quantità di acqua necessaria per impastare un chilo di farina per focacce baresi è di 800 grammi, quindi l'80% sul peso della farina. Quando l'impasto è liscio e ben amalgamato, siamo arrivati alla fine del nostro impasto. Diciamo, possiamo accorgercene magari allungando l'impasto in questo modo. Ci accorgiamo che l'impasto è sicuramente ben impastato e amalgamato. Mi rendo conto che questo criterio è un po' più difficile da applicare nel caso in cui si sta impastando in casa, perché le mani non riescono ad impastare così bene come impasta un'impastatrice. Però ovviamente potremo ottenere ottimi risultati anche senza un'impastatrice, come magari facevano già le nostre madri, le nostre nonne.
Lorenzo, che cosa stai utilizzando per tirare fuori l'impasto? Allora, io utilizzo la semola, però si può anche utilizzare l'acqua e anche l'olio, però ovviamente è meno economico utilizzare l'olio rispetto all'acqua o la semola o la farina, per questo utilizzo la semola. E una volta impastato, possiamo mettere il nostro impasto, bello liscio e amalgamato, in una bacinella, magari unta con un po' di olio o cosparsa con un po' di semola o di farina, e verrà lasciato qui dentro a riposare per circa un'oretta. Trascorsa un'ora di tempo nella bacinella, il nostro impasto è pronto per essere spezzato e quindi suddiviso in tante palle che poi alla fine saranno le nostre focacce. Per spezzare e quindi suddividere l'impasto possiamo aiutarci con della semola o della farina, perché l'impasto è molto morbido, come si può vedere, e attacca le mani. La grandezza della palla dipende dalla grandezza della guantiera e ovviamente dipende anche da quanto alta vogliamo far venire la nostra focaccia. La focaccia barese, per quanto concerne il mio modo di pensare, non deve essere troppo bassa, ma non deve essere neanche troppo alta. Per la grandezza delle teglie che ho a disposizione, una pesata di 500 grammi è la pesata ottimale. Allora, questo pezzettino di impasto avanzato è molto importante perché potrà essere utilizzato per i prossimi impasti. Questa è pasta di riporto e la pasta di riporto serve per dare sapore, forza e volume all'impasto. Una volta suddiviso il nostro impasto della grandezza desiderata, dobbiamo attondarlo e quindi formare delle palle. Queste palle saranno le nostre future focacce. È molto importante coprire le nostre palle appena attondate perché non devono rimanere per molto tempo, anzi non dovrebbero rimanere assolutamente a contatto con l'aria, perché potrebbe formarsi una patina, una sottospecie di crosta sulla superficie delle nostre focacce che poi impedirebbe alla nostra focaccia di prendere colore per bene nel forno e la consistenza della focaccia, ma potrebbe essere anche di un panino, di un pane, di qualsiasi cosa, risulterebbe vetrosa. Dopo circa un'ora la nostra focaccia è pronta per essere prima schiacciata e poi condita. Quindi abbiamo bisogno dei nostri ingredienti: l'olio extravergine d'oliva, il sale, l'origano e ovviamente i pomodori e le olive baresane. Va messo prima un po' d'olio sotto la classica teglia adatta per la produzione della focaccia. Dopodiché possiamo mettere la nostra palla all'interno della stessa e cominciare a condirla. Molto importante per la produzione della nostra focaccia è sicuramente la scelta degli ingredienti. Il pomodoro migliore sicuramente si trova all'estate. Io utilizzo il pomodoro rosso siciliano, che sicuramente sia comodo da utilizzare perché è abbastanza grande ed è anche molto saporito. La mia tipologia preferita di pomodoro è sicuramente il pomodoro San Marzano, perché è molto saporito ed è anche molto pratico da utilizzare in quanto è molto, molto grande, molto grosso. Molto importanti sono poi anche le olive baresane, abbiamo qua, possiamo vederle, che danno un sapore tipico sicuramente e ovviamente poi la focaccia verrà condita con del sale e con dell'origano, ovviamente se è di gradimento.
molto importante per quanto riguarda la cottura è la temperatura. La temperatura deve essere sui 250-255. Molto importante la temperatura del forno, perché una temperatura alta permette di ottenere nel nostro prodotto finito una parte inferiore, diciamo, quindi la base della focaccia molto croccante, e la parte superiore abbastanza fragrante, un ibrido, insomma, tra una crosta morbida e una crosta croccante. Una temperatura comunque abbastanza comune per quanto riguarda i nostri forni casalinghi. È anche importante che il fornetto, il forno, insomma, sia già preriscaldato, in modo tale che la focaccia, una volta infornata, si trovi già a una temperatura adatta. Dopo all'incirca una mezz'ora di cottura, la nostra focaccia è pronta per essere sfornata. Quindi possiamo finalmente osservare il nostro risultato e ovviamente assaggiarla. Complimenti Lorenzo, sicuramente. Grazie. La focaccia sarà buonissima, adesso non possiamo assaggiarla perché è calda, ma dopo la gustiamo per bene. Speriamo che i consigli di Lorenzo siano stati utili, sai che può interessare o coinvolgere anche te. Grazie a tutti, è stato un piacere e spero di poter trascorrere altro tempo insieme a tutti voi.